Stanno giocando le stelle con gli spot, sono bravi a venderci sorrisi, e noi davvero chissà. Vediamo la classifica, 44 punti Pescara e Pisa vanno in Serie A, 43 punti Cremonese, Cesena e Lecce effettueranno spareggi, 42 punti Genoa, 40 Parma e Messina, 39 Bari, 36 Bologna. Senza sole al cielo, è già una stella cometa, se fosse per questo che hanno inventato la radio. Tutto il calcio minuto per minuto ha concluso dunque il ciclo delle trasmissioni e vi dà appuntamento alla prossima stagione. Noi desideriamo ringraziare le persone che hanno dato il loro apporto, i supervisori RF, i tecnici delle esterne, i tecnici dell'azienda di Stato Servizi Telefonici. È la più bella di tutte, si stacca piano dal cuore, la più bella di tutte, ecco la rima. Da Ameri a Ciotti, da Ferretti a Provenzali, a Luzzi e a tutti gli altri. Da Roberto Bortoluzzi, un cordiale e sincero saluto. Via con la sigla. L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano. Lelio Luttazzi presenta Hit Parade! Buongiorno, buongiorno. Però non vanno colte in città dove tra l'altro non ci sono i prati, né nelle campagne adiacenti a impianti industriali o a corsi d'acqua inquinati, e a maggior ragione non in prossimità del mare. Si consigliano pertanto le steppe del Kirghizistan, o meglio ancora i pendii erbosi dell'Himalaya, cosicché uno stridolino lanciolato ti viene a costare tra una cosa e l'altra un 15 milioni. Ma vuoi mettere la felicità e il gusto di un'insalata primaticcia. Ecco, adesso la canzone numero 6. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Ow, ow. DJ Polavo. Yeah. Pizza Polavo, mega pizza Polavo, mega pizza Polavo su Radio DJ. Megapixel, Molano su Radio DJ, nello stile originale radicale musicale, nello stile originale radicale musicale, Mixa Molano Megapixel, Molano Megapixel, Molano su Radio DJ. Vai! Radio Volto qui, l'anima, il cuore, la testa, le mani, del DJ Time, il programma musicale più forte d'Italia! Mi avete chiesto dove è il delfino? Dove sarà andato il delfino? È andato a prenderlo di tre! Don't go, DJ Network, please don't go. I love you so, I want you to know. Allora DJ, sono le 10:10.
Questa era Please Don't Go W 1992. Al microfono c'è Fiorello. Sigla. Grazie ancora a Linus per avermi anche regalato la sigla con Tozzi, Morandi e Ruggeri, bellissima, si può dare di più, bella, bella. Devo dire, non sono abituato, mi manca un po' il pubblico, ragazzi, nei giorni a seguire magari un po' di pubblico non sarebbe male. Vediamo se arriva la telefonata, eccolo qua, abbiamo una telefonata molto importante per me. Pronto, Marco? Sì, ciao Fiore! Ciao! Volevo farti gli auguri, in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Grazie Marco! Guarda. E del resto, si sa, anche i sodalizi migliori sono finiti. Guarda, è finito tu. Pure quello tra Barbagallo e Nanni Moretti. All'invenzione della radio si giunge alla fine dell'Ottocento, attraverso una serie di esperimenti in merito alla possibilità di trasmettere informazioni tramite le onde elettromagnetiche. Tra i protagonisti di questa prima fase sperimentale vi è Guglielmo Marconi, che nel 1895 riesce a inviare un segnale in codice Morse a circa 2 km di distanza dalla villa di famiglia. Il codice Morse è basato su segnali corti e lunghi, vale a dire su punti e linee. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare. Fiore all'occhiello dell'emittente è l'orchestra sinfonica diretta da Arturo Toscanini. Corsia 4 per Domenico Fioravanti, il suo più accreditato rivale, il russo Zludnov, detentore del primato del mondo. Poi il canadese Gnab, Petersen, sudafricano, Ed Moses, statunitense, Katajima, giapponese, Malek della Repubblica Ceca e lo svizzero Letov. Sono partiti. Domenico Fioravanti, come al solito, non ha una partenza ottima rispetto agli altri, è sempre in condizione di dover recuperare una volta venuto giù dai blocchi di partenza, ma dalla sensazione di riuscire a farlo molto bene. Ci avviciniamo alla prima virata. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case, ci parla direttamente. Testa a testa, sono praticamente in asse con la nostra posizione, la sensazione è che l'italiano sia leggermente in avanti e che possa avvicinarsi alla medaglia d'oro, leggermente avanti. Domenico Fioravanti dovrebbe farcela, può toccare, sta toccando, ce l'ha fatta, medaglia d'oro, dico oro, ed è la prima volta che lo si può gridare in italiano ad una gara di nuoto in un'Olimpiade, Sydney 2000, Domenico Fioravanti, una abbinata che resterà scolpita nella storia dello sport azzurro. La radio si può scrivere, leggere o cucinare. Per quanto riguarda l'Italia, la prima società radiofonica, la URI, nasce nel 1924 a Roma. Negli anni successivi nascono le stazioni radio di Milano, Napoli e Torino. L'URI viene ribattezzata EIAR, ente italiano per le audizioni radiofoniche. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. La storia della radio in Italia cambia decisamente con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1949 la RAI, Radio Audizioni Italia, diventa l'emittente nazionale. Nel tempo sarebbe stata affiancata dalle radio private. Perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.